Ucci. No, vabbè, su. Bene, eccoci ancora qua al caffè Corretto Grappa Letterario con Rose Villain. Certo. L'ho detto giusto? Giusto! Per saperne di più, per saperne di meno o per saperne quanto prima, appunto, su Rose Villain. Ma cosa è diventato? Allora, siccome Rose è una giovanissima, è una millennial, te li porti bene, complimenti come millennial. Allora, i giovani di adesso non amano molto parlare, preferiscono chattare, capito? Sì. E quindi? Faremo l'intervista chattando, capito? Io mando i messaggi a lei e lei mi risponde. Ma una bellissima, ci fosse ancora la D'Urso, gliel'avrebbe rubato. Il suo numero, adesso, fate. Ma lo fate veramente? No, sì, sì. È veloce poi a scrivere. Invio, Invio. Che ne dici? Ti è arrivato? Non è piaciuto questo messaggio, come... cosa ti ha scritto? Come risponde? Sta rispondendo senza guardare, no look, le risponde no look. Ecco qua. La facciamo tutta così? Perché non è molto televisivo, volerla dire forse tutta. Forse avete ragione, scusate. Forse. È giusto che sentiate pure voi. Faremo con dei vocali, va bene? Allora siamo a posto. Scusa un attimo, faccio qua. Faccio qua. Allora, sì. Ciao Rose. Scusa se ti mando un vocale, ma sto guidando. Ma che guidando? Poi magari te l'ascolti con calma, anche velocizzato. Quello bla 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 bla. Sì. Come faccio io con la Jalappas. Ma basta. Allora, volevo chiederti. Sì. Allora, Rose, sappiamo che tu vivi tra Milano e New York. Ancora, sì. Ma quando lo dici al tassista tra Milano e New York, di preciso, dove ti lascia? Sì, nelle Azzorre, a metà. Forse mi me la senti di rispondere? Certo. Non ha preso molto sta... Continuiamo in maniera un po' più tradizionale. Sì, è vero. Allora iniziamo con delle domande tradizionali. Allora, parliamo di talento. Sì. Rose, tu ci confermi che hai scoperto la tua predisposizione, il tuo X Factor al canto durante le scuole elementari? Sì. Sì, è vero. Sì. Quindi te la senti di consigliare a chi ci ascolta di farle queste benedette elementari? Sì, fatele. Sai che mi sta venendo voglia di recuperare gli anni che ho perso. Elementari, erano anni difficili. Tipo dalla seconda alla quinta. Certo. Basta parlare di scuola, non voglio annoiare qua i nostri telespettatori. Parliamo di hairstyle. Parliamo di hairstyle, di capelli. Capelli. Ho detto bene, hairstyle. Insomma, ha fatto finta di niente. Tu hai avuto i capelli rosa, i capelli castani, i capelli biondi, i capelli rossi, e adesso hai i capelli blu, azzurri. Ma lo sai che gli imbianchini ai loro clienti, per fare scegliere i colori, fanno vedere le foto dei capelli al posto della mazzetta dei pantoni? Quella che tu scegli, quella che scegli, scegli rosa, anzi, lanciamo una challenge, vediamo se riesci a tenere lo stesso colore di capelli fino alla fine della puntata. Proviamo. Partiamo da adesso. Via. Ce la faremo. Bene, Rose, basta parlare di capelli, basta, non se ne può più. Parliamo così tanto. Parliamo di vestiti, va bene. Allora, siamo abituatissimi a vederti sempre glamour e stilosa, sia nei video, sia nei videoclip, sia nei video musicali. Ma non qui. Perché qui sei venuta vestita da Palombaro? Anche nelle riviste di moda, per cortesia. Sì. Ma tu hai dichiarato una rivista di moda, appunto, dal titolo Vestirsi bene, no grazie. Beh, una rivista, sono abbonato. Che non avevo dubbi. Che tu nella vita privata sei completamente un'altra persona. E cioè vi spiego. Tu dici che non ti trucchi, non sfoggi gioielli, e indossi sempre jeans, scarpe da ginnastica e felpone. Vero, bene. Quindi jeans, scarpe da ginnastica e felpone. Sì. Ma non è che tu nella vita privata sei Marco Santin? Ma io non indosso la felpa da 10 anni. Togli la maschera, magari sotto c'è. Vabbè. C'è Marchino, c'è questa fissazione delle felpe. Va bene, ma basta parlare di vestiti e di felpe, di merda. Parliamo di cose. Nel senso buono, certo. Non potrò mai più comprare una felpa nella mia vita. Allora, ti possiamo definire una rapper? Sì. O preferisci essere chiamata al femminile rapperessa? No, mi piace unisex rapper. Va bene. Allora,
sappiamo che tu, sì, come artista preferisci la dimensione che si chiama solipsistica, cioè non hai mai collaborato con nessuno dei tuoi colleghi, no, a parte, okay, senta, a parte Carl Brace, sì, a parte Annalisa, certo, Ernia, Irama, sì, Gali, Jack, certo, La Furia, Rosa, Chemical, Luque, Tedua, Gue Pequeño, Salmo, certo, Frede Palma, Emi Schilla, Mondo Marcio, Fabio Prima e Achille Lauro, e nessun altro, nessun Ma ci dici perché sei così introversa e poco socievole? Un cretino. Apriti alle collaborazioni, non negarti sempre. Aprirsi agli altri, ragazzi, fa nascere belle cose, capito? Vinicio De Moraes diceva, sì, la vita è l'arte dell'incontro, capito? Ricordatelo. Non so, ricordatelo. Non sono in grado di smentirla. La diamo per buona. Ma basta, basta parlare di lavoro. Parliamo di torri, si parla sempre meno di torri. Di torri in che senso? In senso che faremo il gioco della torre. Ah, un vecchio classico. Rose. Sempre bello, sì, sì, su una torre ci sono. Sì. Sì. Marco e Giorgio della Jalapas Band. Okay. Sì. Ne puoi buttare giù solo due. Ma senta, chi ma butti che giù, gioco è? Come scegliere un figlio, non puoi. Certo. Che testa anche di anche Rosa al Jalapas Show. Chi lei doveva dirlo? Va bene. Jalapas Show.